Sentiamo ora le diverse voci degli intervenuti all'incontro del Pio Albergo Trivulzio, tra cui l'assessore lombardo alla famiglia, solidarietà sociale e volontariato, Cristina Cantù. Direttore Daverio, lei ha illustrato i contenuti di questo fondo che è stato presentato oggi, 50 milioni di euro, ha detto che più o meno riguarda quattro aree, in particolare ce le riassumo. Sì, sono le aree dove è più forte il livello di fragilità. Abbiamo l'area della non autosufficienza, l'area della grave disabilità, entro cui è significativo il problema legato ai minori, l'area delle nuove dipendenze, con particolare attenzione alle ludopatie, e l'area delle violenze prevalentemente nei confronti dei minori. All'interno di queste aree di fragilità sono stati individuati dei bisogni che oggi non sono soddisfatti dalla nostra rete dei servizi e che con queste risorse messe a disposizione dal Fondo regionale vengono prese in carico all'interno di un'organizzazione che coinvolge le ASL, i comuni e i soggetti che gestiscono i servizi nella nostra regione. Quali sono invece i destinatari principali? Ma i destinatari sono prioritariamente le persone che sono portatori di questi bisogni, ma in una logica che coinvolge anche la famiglia. Nella valutazione multidimensionale del bisogno che facciamo rispetto a questi soggetti, ha importanza anche la capacità della famiglia di fornire risposte. Le famiglie non ci chiedono di occuparci del problema che loro hanno nel loro contesto, ma ci chiedono un aiuto perché possano essere messe nella condizione di continuare a sviluppare il proprio ruolo di primo intervento specifico sulla risoluzione del bisogno. Fondo che, come ho avuto più volte modo di rimarcare, vuole rappresentare il secondo pilastro del nuovo sistema di welfare lombardo devoluto ed integrato, che riconosce e sviluppa solidarietà e protezione nei confronti dei cittadini più fragili e più bisognosi, valorizzando il ruolo delle istituzioni locali, ASL e CUS, a garanzia di appropriatezza e di completezza delle prestazioni e dei servizi declinati, in un contesto nel quale la centralità della famiglia e della persona vengono affermati secondo principi di libera scelta e di responsabilità, in primis della famiglia nei confronti dei propri componenti fragili, con istituzioni capaci di assicurare le risposte necessarie per escludere, marginalizzare l'istituzionalizzazione inappropriata e favorire la presa in carico del paziente a domicilio. Giovanni Soro, che è il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, con un fondo sociale come quello che è stato presentato oggi, che tipo di terapie e anche di attività può incrementare per una struttura come questa? Ma il provvedimento è molto importante perché ci consente di rendere complementare la nostra struttura di offerta, cercando di differenziarla con un grosso orientamento verso l'appropriatezza, riducendo l'istituzionalizzazione e orientandoci verso la domiciliarizzazione dell'utenza, una domiciliarizzazione protetta con una serie di servizi che possono essere attivati grazie alle risorse con cui è stato finanziato questo provvedimento. Quali sono le criticità emerse in questi anni in base anche all'andamento demografico che sta cambiando col passare del tempo? Sono dei pazienti sempre più fragili, un'età media che è aumentata. Adesso noi siamo, i nostri ospiti hanno un'età media di circa 83 anni, con un fabbisogno assistenziale crescente negli anni che determina un grosso carico assistenziale nei confronti degli operatori. Pazienti sempre più fragili e sempre più bisognosi di cure, sia dalla parte sociosanitaria che sanitaria. Le famiglie invece, ecco, come cercate di conciliare queste esigenze con magari anche le difficoltà delle famiglie? Le difficoltà delle famiglie sono anche le nostre difficoltà. Da parte del Trivulzio c'è una grossa vicinanza, un grosso aumento anche dell'assistenza domiciliare integrata e adesso da poco abbiamo partecipato anche al bando per selezionare le assistenti familiari che possono dare un grosso supporto alle famiglie, che anche questo rende complementare la nostra offerta sociosanitaria.